Hi friends, Gianni Bravo is back. Gianni Bravo è tornato. Sono tornato ancora con la Serbia e poi vi spiegherò i motivi. Sapete che sottotitolo per tutti gli amici, per cui potrete tranquillamente seguirmi anche se, come di abitudine, faccio le mie considerazioni reaction nella mia lingua. Ho voluto avere, come faccio d'abitudine, il testo di questo brano che andremo ad ascoltare, Nesdorlovon di Bresvita, spero che perdoniate la mia pronuncia, perché sono andato ad ascoltarlo tra i tantissimi bei commenti ricevuti sulla piccola recensione fatta su Teja Dora. Molti commenti erano polemici perché secondo loro questo brano avrebbe meritato di qualificarsi all'Eurovision anziché quello che ho peraltro un giorno fa recensito, e la cosa mi ha incuriosito perché molti erano fortemente polemici e quindi volevo andare ad ascoltare questo brano per poi farne, come sempre, le mie piccole considerazioni. Vi ringrazio come al solito per il supporto e quindi andiamo ad ascoltare il brano e poi i nostri commenti. Allora, intanto voglio dire che questo è un brano bellissimo, e l'interprete è giovane, deliziosa come interprete, bellissime le sonorità con queste sonorità che ci rimandano chiaramente a una tradizione, e quindi il brano
nel suo insieme è assolutamente bellissimo. Le mie considerazioni relativamente ai due brani. Tutti e due i brani hanno dei testi bellissimi, utilizzando simbolismi e metafore sia l'uno che l'altro assolutamente deliziose. Che cosa voglio dire relativamente ai due brani? Questo brano, per l'arrangiamento, per le sonorità chiaramente che rimandano a un'area, quindi a una tradizione, e quindi certamente fortemente caratterizzante e anche molto bello, se devo dire la verità. Il brano di Tejadora, a parer mio, dalla sua ha probabilmente per un pubblico anche più giovane, meno esperto, un appeal superiore, perché ha delle sonorità più riconducibili a cose che un certo tipo di generazione conosce meglio. Non voglio dare un punteggio, io voglio rispettare anche il giudizio che è stato dato. Rispetto però anche chi dice che questo era un brano che probabilmente meritava la finale. Certamente sì, però l'altro secondo me rimane un bellissimo brano che farà ben figurare all'Eurovision, e indipendentemente da tutto, i complimenti certamente vanno alla Serbia, perché ha realmente una bellissima qualità artistica, e questi brani la raccontano sia l'uno che l'altro, secondo me, in maniera fantastica. Enjoy life, enjoy music and be happy. Ciao.